Obbliga tutti quelli che vengono qui a fare del male. No, solo alcuni. Dopo il successo di Perfetti Sconosciuti, la sfida di Paolo Genovese con questo The Place è enorme e non perfettamente riuscita. The Place è un bar dove un universo di varie umanità chiede al personaggio interpretato da Valerio Mastandrea, il diavolo o moderno Faust, di realizzare i propri desideri, dal denaro alla guarigione di una persona cara. Ma il prezzo da pagare è alto, il destino e il libero arbitrio giocano la loro parte, scompaginando le cose. Chi sei tu? Per me lei è una specie di psicologo. Come faccio a sapere che lei non è il diavolo? Non lo può sapere. È peggio del diavolo, perché è uno che rimette agli altri le proprie decisioni, quindi ti dà un ventaglio di possibilità per risolvere il tuo problema, però alla fine dice: scegli tu, non io. Io ho quasi ammazzato una persona per te. L'hai fatto per te, ricordatelo sempre. La storia è complessa, insomma, perché poi se sei disposto a fare qualsiasi cosa sei dalla parte del diavolo. Nel film sei un mostro. Diciamo che ho da mangiare ai mostri. Insomma, fin dove sei disposta ad arrivare per realizzare i tuoi desideri, quali sono i confini tra il bene e il male? Il film, pur tenendo non poco con il fiato sospeso, anche grazie al cast fortissimo, risponde fino a un certo punto, anche perché la domanda è enorme. Il diavolo, acqua santa, non si sa, c'è un po' di tutto. È un film che parla, secondo me parlerà in maniera diversa a ciascun spettatore. Alla fine che cosa c'era scritto veramente nel libro, Valerio? Non lo posso dire perché... Immagina quanto ho scritto là sopra. Dammi un'altra possibilità. Era questa la tua possibilità.